Adesso facciamo una simulazione solo sì, con, non ho nessuno da mettere sopra, con il dispositivo, vi facciamo vedere che si verticalizza, poi ovviamente si fa con la comunicazione. Di rieducare il cammino, esatto, è una specie di computerino che si imposta tutti i parametri, posso decidere di fare un cammino in automatico, quindi chiedere alla persona di impegnarsi solo a caricare correttamente a destra e a sinistra o poi imposto in automatico il passo. Si decide quanta assistenza dover dare al paziente, quanto resistenza. Solitamente chiama la persona di avanzare col bacino e caricare correttamente, dopodiché l'esoscheletro porta avanti il passo.